Elisabetta Gregoraci ha lanciato una bordata a Ilary Blasi? Stavolta pare che c'entri ancora Battiti Live, e la conduzione affidata al volto televisivo di Canale 5. Nelle ultime ore si sono diffuse sui social e in particolare su X delle immagini e dei video di Battiti Live che quest'anno ha subito forti cambiamenti. Innanzitutto, lo vedremo andare in onda su Canale 5, e non più su Italia 1 come in passato. L'edizione 2024, tra l'altro, andrà in onda lunedì 8 lunedì. Non solo, la conduzione è stata affidata a Ilary Blasi e Alvin. Si tratta di un duo che era già molto piaciuto al pubblico, soprattutto quando hanno condotto L'Isola dei Famosi prima che subentrasse Vladimir Luxuria. In ogni caso, nei video che stanno circolando sui social si vede Ilary Blasi non solo con look veramente stupendi, ma anche molto carica e pronta a mostrare tutta la sua estrema simpatia, come ha sempre fatto finora. In precedenza, il programma era condotto su Italia 1 da Elisabetta Gregoraci, affiancata da Alan Palmieri. Quest'anno poi hanno pensato di affidare la conduzione esterna a Rebecca Staffelli, reduce dal successo come opinionista social dall'ultima edizione del Grande Fratello. In precedenza, invece, c'era l'influencer Maria Sole Pollio. In una delle ultime storie Instagram pubblicate dalla stessa Gregoraci, sembra esserci una pesante stoccata a Ilary Blasi. Scopriamo perché e che cosa starebbe succedendo. Elisabetta Gregoraci, pesante frecciatina a Ilary Blasi? C'entra Battiti Live? Cosa ha fatto? Elisabetta Gregoraci ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram una foto nella quale è ben evidente che sia alla conduzione di Battiti Live, quando ancora andava in onda su Italia 1. Perché si pensa ad una presunta stoccata? Semplicemente perché la foto l'ha postata proprio ora che si stanno diffondendo i primi video delle riprese fatte nello show. Per quale motivo pubblicarla proprio adesso? Potrebbe aver voluto mandare, insomma, un chiaro messaggio. Abbiamo anche ribadito che, dunque, in questa presunta frecciatina c'entrerebbe Battiti Live ancora perché in alcune dichiarazioni lasciate precedentemente, sembrerebbe che la conduttrice abbia già parlato di come ha reagito alla notizia che non sarebbe stata a capo dello show. Lei stessa aveva ammesso di non essere mai stata raccomandata da nessuno, né dal padre di suo figlio Nathan Falco, Briatore, con il quale continua ad avere un ottimo rapporto. Tutto quello che ha fatto è stato per i sacrifici e l'impegno che ci ha messo nel corso degli anni. Tutto questo l'ha portata ad avere un ruolo nel mondo dello spettacolo. Insomma, parole che lasciano presagire che non abbia preso bene questa sostituzione. Poi arriva lo scatto. Certo, potrebbero essere anche solo supposizioni e, fino a che non si esprimerà in maniera del tutto esplicita, è difficile capirne la veridicità effettiva. Intanto qui trovate le sue ultime dichiarazioni in merito al cambio conduzione del noto programma musicale Mediaset.